Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi facciamo insieme 7 ricette per tutta la settimana, quindi vi faccio vedere che cosa mangio durante la mia settimana per pranzo. Iniziamo subito dal lunedì. Ho deciso di fare questa insalata di quinoa con delle verdure. Ecco come la preparo. Prima di tutto lavo le mie verdure, in questo caso carote e zucchine e pomodorini. Poi ci aggiungerò più in là anche la rucola. Vado a tagliare a pezzettini le mie verdure e quest'oggi utilizzerò il bimby perché andrò a tritarle. Quindi se non avete il bimby non vi preoccupate, semplicemente tritatele al mixer e una volta tritate, se volete potete utilizzarle crude oppure, come faccio io, le vado a cuocere pochissimo a vapore o a scottare leggermente in padella, come più preferite, ma sono delle verdure che in realtà si possono anche mangiare crude. Quindi una volta che le vado a scottare un attimino, vado a cuocere la quinoa. La quinoa va sciacquata sotto acqua corrente molto molto bene, altrimenti sarà amara. Taglio i miei pomodorini, taglio anche la rucola e vado ad aggiungerci anche dei ceci, perché nel mio menù il lunedì è la giornata dei legumi, quindi vado a fare una sorta di insalata di legumi. Utilizzo questi ceci bio che sono di un'azienda delle mie parti, l'azienda in questione si chiama Dinunzio. E una volta che ho cotto le verdure vado appunto ad aggiungerci tutto il resto degli ingredienti, anche un filo d'olio, sale, pepe, quello che volete, e la quinoa che in questo caso si sarà cotta. L'ho cotta semplicemente in acqua ben salata per circa 30 minuti. Aggiungo anche 2 cucchiai di aceto balsamico, mescolo bene, la mia insalata in realtà è pronta. Come avete potuto vedere è molto molto semplice e anche veloce da preparare, perché oggi vi farò vedere dei piatti davvero super super veloci ma anche super super facili. Passiamo al martedì, che è il giorno del pesce, quindi ho deciso di fare queste tagliatelle con pomodorini, olive e pesce spada. Il pesce spada è molto semplice da preparare, quindi inizio a mettere in una padella dell'olio e dell'aglio, faccio soffriggere un po', aggiungo anche dei pomodorini tagliati a pezzettini e vado a creare questo sughetto di pomodori freschi. A questo punto taglio il pesce spada e vado ad aggiungere anche questo al pomodorino. A fine cottura aggiungo anche delle olive nere e il mio sughetto è pronto. Non mi resta che cuocere semplicemente le tagliatelle in abbondante acqua salata. Passiamo a mercoledì, che è il giorno della carne, quindi ho deciso di preparare una pasta con funghi e salsiccia. Anche questa è davvero molto molto semplice e ovviamente la sapete fare tutti quanti, è davvero semplicissima da preparare. Metto come al mio solito un po' di olio e uno spicchio d'aglio, vado a tagliare la salsiccia a pezzettini, la faccio soffriggere, ci aggiungo anche un po' di pepe, di sale e anche un filo di vino per creare un sughetto. Vado ad aggiungerci anche i funghi, in questo caso sono quelli in scatola, potete anche utilizzare quelli freschi se avete più tempo. E una volta che il sughetto è pronto non mi resta che cuocere la pasta come al solito e poi unirla al mio sughetto. Una spolverata di prezzemolo e anche questo piatto è pronto. E siamo a giovedì, che è un altro giorno di legumi, sì, perché nel mio calendario ho 2 giorni in cui mangerò legumi, se non anche di più, ma poi vedremo insomma. Anche qui pezzettino di aglio, olio, lo faccio soffriggere, dopodiché vado a metterci all'interno dei pomodorini, ma giusto 2 per dare un po' di colore al sughetto. Faccio cuocere un paio di minuti, dopodiché vado ad aggiungerci i miei fagioli in scatola. Vado a sciacquarli dal siero in cui sono contenuti. Alla fine li vado a versare all'interno della padella insieme a dell'acqua. E vado a coprire, vado ad aggiungere
un po' di basilico, sale, pepe, peperoncino, quello che più preferite, e poi a parte vado a cuocere il riso sempre in abbondante acqua salata. Io adoro i legumi insieme al riso, preferisco il riso invece della pasta. Invece voi preferite più la pasta o più il riso? Fatemelo sapere giù nei commenti. Alla fine vado ad unire il riso insieme al sughetto di fagioli e anche questo piatto è pronto. Venerdì ho deciso di fare dei ravioli di ricotta e spinaci con un sughetto di zucchine, perché è il giorno in cui mangerò delle verdure. Quindi per prima cosa vado a tagliare la zucchina, in questo caso ne basterà una grande, se siete in due o se ne siete di più magari mettetene anche di più di zucchine, e utilizzerò il bimbi, ma in realtà mi servirà solamente per frullare. In questo caso lui mi fa soffriggere sempre il pezzettino di aglio insieme all'olio, dopodiché tolgo l'aglio e vado a metterci le zucchine, quindi gli dà una cottura molto molto veloce. Dopodiché, una volta cotte, vado ad aggiungerci 2 cucchiai di Philadelphia. Potete anche utilizzare la panna se preferite, e vado a frullare e quindi viene fuori questa cremina di zucchine molto buona. Vado a cuocere i miei ravioli di ricotta e spinaci all'interno dell'acqua ben salata e poi vado a condire con questa salsina. È un piatto molto molto buono, ve lo consiglio. Passiamo a sabato, che è un altro giorno in cui mangerò delle verdure. In questo caso ho preparato queste pennette con pomodoro e rucola. Questa è la rucola dell'orto di mio padre, quindi è molto molto forte. La vado a mettere all'interno di una ciotola con dell'acqua fredda e ci vado a mettere all'interno 2 cucchiaini di bicarbonato di sodio, che va un pochettino a disinfettare, ecco. E dopodiché vado a cuocere sempre come al solito in una padella 2 spicchi di aglio. Utilizzo moltissimo l'aglio invece della cipolla e la utilizzo davvero raramente. Dopodiché, una volta che l'aglio avrà soffritto bene, vado ad aggiungerci anche un barattolo di pomodorini a cubetti, e a questo punto sono pronta anche per cuocere la rucola in un'altra pentola con dell'acqua ben salata. Una volta cotta la tolgo e all'interno della stessa pentola vado a cuocere anche le pennette. A questo punto posso condire con il pomodorino e la rucola ben cotta. E un altro pranzetto velocissimo è pronto. Passiamo a domenica. Di solito la domenica è dedicata alla carne, perché spesso e volentieri mangiamo o dai miei genitori o dai genitori del mio compagno, però in questo caso, visto che ero a casa, ho deciso di preparare del riso venere, quindi un'insalata di riso venere. Ho cotto il riso venere in abbondante acqua salata per circa 30 minuti, perché rispetto al riso normale ha bisogno di più cottura, e in un'altra ciotola ho messo tutti gli ingredienti, in questo caso mais, olive, pomodorini, questo è salmone cotto al naturale, cioè tenuto al naturale senza olio, e poi anche un po' di ceci che avevo messi da parte, un po' di olio, sale, quello che preferite, se volete un po' di pepe, peperoncino, spezie varie. E una volta cotto il riso vado ad unirlo ai miei ingredienti, mescolo bene e il mio pranzetto è pronto. Questi erano i miei 7 pranzi della settimana. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like e fatemi sapere se volete anche la settimana delle cene. Aspetto i vostri commenti, io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!